L'Atletico Salaria Vescovio per inaugurare al meglio il nuovo impianto sportivo, il Grifone invece per iniziare ad avere sin da subito continuità. Amici di Gazzetta Regionale, benvenuti al Salaria Sport Village, va in scena la seconda giornata del Girone A. Proietti da corner, mette dentro per Chiappini che arriva più in alto di tutti ma prende solo la parte superiore della traversa. Calcio di punizione per il Vescovio. Proietti mette dentro, una traiettoria insidiosissima, Rocchetti si rifugia in out. Rimessa laterale per il Grifone che si affaccia per la prima volta nei pressi dell'area di rigore avversaria. Pace mette dentro, lisciano tutti, Ramacci! Fa 0-1, appena entrato al posto di Mazzoni. Il Grifone è avanti. Proietti mette dentro, libera la difesa del Grifone. Franchini, senza pensarci due volte, rimette dentro, Rocchetti tampona Chiappini ed è calcio di rigore. Calcio di rigore per il Vescovio al 38esimo. Chiappini contro Rocchetti. Parte Chiappini, Rocchetti intuisce ma non para, è 1-1. Ultima chance del primo tempo, punizione per il Vescovio, va ancora Proietti, palo! Si salva il Grifone. Terzo minuto sul cronometro della ripresa, Giordano cavalca sulla sinistra, mette dentro per Benedettino che conclude in porta, ma questa volta Rocchetti para. Mocci dalla destra a rimorchio per Bernabei. Prende lo specchio della porta ma il tiro è lento. Calcio di punizione per il Grifone, Faiella sul punto di battuta. Faiella mette dentro Ramacci, questa volta non riesce ad inquadrare la porta. Benedettino senza guardare lancia in profondità Giordano. Giordano contro Rocchetti, Giordano, Rocchetti in due tempi. Finisce qui, è parità tra Vescovio e Grifone.